Buonasera, buonasera da Armando Stivali e sto inaugurando il mio nuovo canale su YouTube della pittura esoterica. Faccio un attimo un po' la mia cronostoria. Sono un pittore autodidatta e dipingo dall'incirca un 40-45 anni o giù di lì. Ho cominciato sin da ragazzo, comunque troverete tutta la mia biografia su Moon Magic Italia, che è il mio distributore e venditore delle mie opere in esclusiva. Lo trovate sia su YouTube che su Facebook. Che devo dire, ho provato tantissimi negli anni, tantissime tecniche, ho conosciuto tanti pittori, però poi ho trovato un mio stile e ho continuato con quello, un po' cambiando un pochino anche sul genere Dada, che è nato in Francia e in Bulgaria. Era un po' agglomerare diversi oggetti e mettere insieme e creare dell'arte. Poi sono passato, come tutti, paesaggi, ritratti, però dopo lunghe anche mostre, che ne ho fatte diverse negli anni in Italia. Poi ho avuto anche dei bei riconoscimenti del Parlamento Europeo, dell'Alleanza Europea, e poi il più grande è stato quello di diventare accademico benemerito della Guglielmo Marconi, premiato direttamente dalla figlia Elettra. Qui parliamo di un 30 anni fa. Poi ho cominciato a fare già delle conoscenze esoteriche. Poi ho incontrato una persona, che è Annalisa di Moon Magic Italia, che mi ha aperto proprio la mente e ha fatto da mentore e mi ha spiegato moltissime cose. Difatti mi sono buttato a capofitto nell'esoterismo e difatti tuttora oggi dipingo solo esoterismo. So che pittori su quadri ad olio difficilmente alzerare, forse non ce ne sono proprio, sono unico. E difatti ho conosciuto un po' tutto l'aspetto esoterico, che poi sono le forze della natura, e ho approfondito molto sulle streghe, che poi streghe non erano, ma erano solo guaritrici. Poi ho dedicato un quadro, che poi troverete sulla carrellata di Moon Magic Italia, del Malleus Maleficarum, che fu l'editto papale nel 1400 che uccise, con la scusa della stregoneria, quasi 1,5 milioni di donne. Ma comunque poi ne parleremo più avanti, farò altri video, vi spiegherò tante cose, anzi se vi occorre qualche spiegazione io vi do anche il mio indirizzo mail, armando.stivali@libero.it, e io sono sempre disponibile. Poi ho cominciato a fare anche delle mostre proprio prettamente esoteriche, di cui una a febbraio, che è stato il Festival Internazionale dell'Esoterismo, e ha avuto veramente un discreto successo, la Tre Giorni di Moncalieri. Troverete anche dei filmati su YouTube e Facebook, di cui pure una grande risonanza con la RAI, che mi ha dedicato. Adesso ne farò un'altra a settembre, qui a Roma, che io sono di Roma, sono un pittore romano, il 17, 18 e 19, a Parco Leonardo. È il festival più grande d'Europa di esoterismo, sciamanesimo e wicca. Ci saranno degli ospiti molto molto importanti che vengono da tutta Europa, tra cui modestamente hanno invitato anche a me a fare una mostra per la pittura esoterica. In effetti, non essendoci nessuno, sono molto richiesto. Poi ne avrò una a Gallipoli a settembre, sempre come mostra non prettamente esoterica, però aggancia molto sull'esoterismo. Che dire, adesso voi su Moon Magic Italia vedrete una serie di quadri che è la produzione del 2015-2016. Ho messo un filmato sul mio canale, che è la pittura esoterica di Armando Stivali, lì già ci comincia a essere la produzione 2016-2017.
Difatti gli ultimi prodotti sono questi, che vi faccio vedere. Difatti questa è Margot, che è dedicata proprio alle streghe, che poi, come dico, streghe non erano. Poi ho affrontato sul fatto del gatto, l'energia della luce, e il ragazzo, che sarebbe come, diciamo, una spiritualità presa dall'energia della luce. Lì abbiamo la classica e ben rinomata lettura di carte, che è un tramite tra le forze energetiche dell'esoterismo. E invece di qua abbiamo, questo è l'ultimo proprio prodotto, che un po', diciamo, prende un po' dell'uomo al femminile, il femminile all'uomo. Infatti anche qui ho dedicato qualcosa di molto particolare, perché essendoci anche il simbolo, se voi vedete bene, della triplice dea, sono quattro le forze della natura, no? Terra, acqua, fuoco, poi ce n'è anche una quinta, che è la quinta, quella lì è, diciamo, l'energia produttrice del bene per l'umanità. Difatti ho fatto a forma di toppa di chiave, che sarebbe la porta della felicità. Anche questo è un segnale che ho voluto dare esclusivamente perché generalmente siamo tutti uguali, no? Non ci sono distinzioni tra uomo, femmina, maschio, bambino, donna. E questo è un tema che mi sta molto molto a cuore anche a me. Come primo video vi ho dato un po' un'infarinatura di me stesso, poi negli altri, perché molti pittori fanno vedere come si fa un quadro, le prospettive, però non vi spiegano mai a fondo veramente come si fa un quadro. Però se voi avrete bisogno di me, io ci sono sempre, e poi per qualsiasi cosa, ho detto, vi rispondo via mail, oppure mi contattate tramite Magic Italia, che è il mio concessionario esclusivo per tutte le mie produzioni. Ho fatto anche una serie di quadri con effetti speciali che vedrete poi su Moon Magic Italia. Poi ho cominciato una serie di ceramiche, tazzine anche da caffè, delle lanterne, sempre con dei simboli esoterici. Sperando di non avervi annoiato, noi ci rivedremo molto molto presto e un ciao a tutti.